Ciao ragazzi, allora prima di iniziare le pagelle era giusto fare una piccola puntualizzazione perché io ieri sera ho fatto uscire sul tardi, post interviste degli allenatori, un video in cui andavo a criticare alcune decisioni di Allegri, in particolar modo le parole inerenti al dovevo fare i cambi difensivi. Qualcuno, come al solito, mi ha messo in bocca parole che non ho mai detto. Mi hanno detto che devo smettere di pensare a me, mi hanno detto così, di smettere di pensare al bel gioco perché questa situazione ci ha condotto nel giro di 2 anni a ridimensionarci. Io non ho mai parlato di bel gioco, mai. Io guardo la classifica, vedo una Juventus in zona retrocessione e questa volta ve lo chiedo, posso dirlo? Perché la settimana scorsa quando l'ho detto che eravamo in zona retrocessione mi hanno detto che non era vero. Posso dirlo che siamo in zona retrocessione? Che siamo tra il penultimo e il terzo ultimo posto? Posso dire la verità? È consentito? O bisogna negare l'evidenza? Poi su quello che penso della potenzialità della squadra vi invito a vedere quel video. Semplicemente vado a spiegare come Allegri non ha a disposizione la stessa squadra che aveva qualche anno fa. Perché è palese ed evidente. Non è la stessa Juventus. Quindi se era una volta la teoria del cortomuso difendendo ad oltranza con dei difensori che potevano difendere, dei centrocampisti che potevano difendere, dei giocatori che avevano vinto tutto o quasi tutto a livello mondiale con club e nazionali, non ci sono più. Non ci sono più. Sono rimasti Chiellini e Bonucci. Stop. Questi sono i giocatori che hanno un palmarès importante, giocatori con esperienza. Questi. Se vogliamo aggiungerci Cuadrado, basta. Quindi il cortomuso non va, non funziona con questi giocatori in questo momento qua. E non c'è niente da difendere. Non ho assolutamente parlato di bel gioco, perché sono il primo che non gliene frega niente, che è consapevole del fatto che con questi giocatori il bel gioco non lo fai. Non lo fai, ma non c'è più niente da difendere. Sei in zona retrocessione, devi risalire la classifica. E per farlo devi trovare consapevolezza. Per trovare consapevolezza devi trovare fiducia. Per trovare fiducia devi segnare dei gol. Questa è una squadra che non può abbassare il baricentro. Non può perché non è in grado di difendere come vuole Allegri. Questa è una squadra che deve alzarlo e giocare di ripartenza. Provare a coprire quello che può. E ripartire con Chiesa e Cuadrado sugli esterni. Finalizzare con Dybala e Morata là davanti. E cercare una fase di interdizione in centrocampo con Locatelli, uno tra Rabiot e Bentancur, a rotazione. Al momento. Al momento questa è. Non ho mai parlato di bel gioco. Mai, perché non me ne frega niente. Ho semplicemente chiesto alla squadra di iniziare a giocare un calcio più propositivo, perché questa squadra non può giocare in maniera passiva per tutto il tempo, se no un gol lo prende. Questa squadra deve andare sul 2-0, perché se rimane sull'1-0, c'è caso che non vincerai mai, perché non sei in grado di gestire il risultato. Il primo tempo, che è stato giocato molto bene dalla Juve, secondo me, non abbiamo creato azioni offensive, ma lo dicevo nel video post partita. Per quanto abbiamo giocato bene, non sei mai andato al tiro in maniera pericolosa se non in un paio di occasioni. E mi va bene che nel primo tempo vai 1-0, nell'intervallo vai 1-0, fine primo tempo, con un gol appunto e 2 occasioni da gol create, però poi secondo tempo non puoi spegnerti, non puoi non giocare a calcio. Non puoi. A questo punto vi chiedo di fare il contrario. Siamo passivi nelle prime 45 minuti e ne stiamo giocando il secondo cercando di fare almeno 2-3 gol, perché sennò ragazzi non si va avanti. Questa è una puntualizzazione rispetto al video di ieri che era doverosa. Tanto vi chiedo di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione ragazzi, come al solito, per capire anche quella che è, possiamo definirla sfida salvezza con lo Spezia. Non avreste mai pensato alla quinta giornata di campionato dire una roba del genere? Mi ricorda una situazione in cui andiamo a giocare contro il Frosinone. Tra l'altro pareggiamo, gol di Blanchard e Zaza da noi, quindi una roba un po' così di qualche anno fa, di quella stagione in cui partiamo male. E quindi vi invito a scaricare OneFootball per capire anche se ci saranno delle modifiche alla formazione. Su tutti mi viene a dire Chiesa d'Elite, che sempre nel video di ieri vi consiglio di guardarvi. Vado a dire come secondo me siano due giocatori indispensabili per questa Juve. Allegri, ad Allegri ho 5 e mezzo. Tanto è difficile capire, ragazzi, che cosa stiamo valutando. Perché se devo valutare il primo tempo e il secondo tempo, il giorno e la notte, il diavolo e l'acqua santa, il bianco e il nero,
Il caldo e il freddo, il bagnato e l'asciutto, quanti contrari ancora posso dire? Non lo so, non me ne vengono più in mente. Allegri non è nemmeno preparata male, e con i giocatori che aveva a disposizione, quindi praticamente tutti, secondo me, si poteva fare meglio. Perché un conto è prepararla, un conto è terminarla. E noi non terminiamo mai bene. Poi Allegri dice ho sbagliato i cambi, devo farli un po' troppo difensivi, non so se era una provocazione o era serio, di questo ho già parlato ieri. Però non mi è piaciuta ancora una volta la gestione dei cambi di Allegri. Ed è la terza volta che dico questa cosa. La prima con l'Udinese non mi era piaciuto passare subito a 3, ma è lo stesso discorso che faccio adesso. Questa squadra non è in grado di difendere, è inutile iniziare a difendere il risultato a 20, 30, 40 minuti alla fine se è un risultato di 1-0 o di 2-1. Non ha senso, ragazzi. Cioè, mi dispiace, non ha senso. Devi continuare a giocare con il tuo principio che ti ha portato a quella situazione di vantaggio, perché è più facile che tu ne faccia un altro delle due, piuttosto che riuscire a difendere quel risultato lì. Togliere Dybala, togliere Cuadrado, mi sembra che si voglia rimanere fossilizzati su questo modulo e basta, quando in realtà ce ne sono una marea, e con questa squadra penso che sia palese a tutti che la strada giusta sia il 4-2-3-1. Ma ci si arriverà, ragazzi, sono convinto che Allegri ci arriverà, però penso che la prova dell'allenatore sia da valutare in maniera insufficiente, se anche attribuito delle colpe, questo gli fa molto onore. Szczęsny 7-, mi fa piacere finalmente dare un voto e che voto positivo a Szczęsny, perché al di là della bellissima parata su Kalulu, coefficiente di difficoltà altissimo nel finale che ci permette di tornare a casa con almeno un punto, Szczęsny mi ha anche dato sicurezza per tutta la partita. Una delle poche volte che mi sentirete dire questa cosa, o una delle poche volte che quest'anno mi sentite dire questa cosa. Perché è vero, perché è così. Perché in tante occasioni Szczęsny usciva o con i pugni o con la presa e mi ha convinto. Quindi quando gioca e fa il portiere gli do il voto che merita. Chiellini e Bonucci li metto in coppia. Io ho visto tante valutazioni molto positive per Chiellini e Bonucci, perché magari dicono si è annullato Rebic, però non lo so. A me anche il fatto che Rebic debba essere marcato da Locatelli sul calcio d'angolo, per dire, non fa impazzire. Milan gioca una punta che è Rebic, prenderà il marcatore, perché deve prendere Locatelli, l'unica punta del Milan in area. Non lo so, e al di là di quello, comunque, sì, una partita onesta, ma il Milan non è che abbia fatto una partita da creare mille occasioni da gol, quindi io penso che la partita di Chiellini e Bonucci sia sufficiente, sì, ma che sia un 6 e niente più, perché non ho visto niente di straordinario, perché il Milan comunque ha fatto una partita... Ragazzi, possiamo dire che è stata una partita brutta? Cioè, se offende qualcuno se dico che è stata una partita brutta, sia per la Juve che per il Milan, perché tutte e due hanno giocato 30-35 minuti, 30 minuti a testa, 25 minuti a testa. Pioli fa una riflessione interessantissima, intelligentissima nel post partita. Abbiamo giocato 48 minuti effettivi. Cazzo, c'ha ragione. Ho finito la partita dicendo boh, non mi sembra di aver mai giocato. Cioè, errori tecnici da una parte e dall'altra. Non lo so, il gol che facciamo noi è perché loro scalano male, il gol che fa loro è perché, dopo ci arriveremo a parlare di Rabiot che salta la gazzetta e di Locatelli che perde l'uomo. Ancora una volta, come Juve-Napoli, i gol ci sono perché ci sono degli errori banali. A me non è piaciuta sta partita, ragazzi, dal punto di vista tecnico, a me non mi è piaciuta, dal punto di vista dell'intensità, dell'emotività, quello sì è un altro discorso, però dal punto di vista tecnico, vabbè, boh. Quadrado non mi è piaciuto. 5,5 da Juan Cuadrado, che sicuramente non ha fatto la miglior partita della sua carriera in maglia Juve, non lo sappiamo bene, forse anche un po' bloccato, un po' tirato, freno a mano tirato, non lo so, però non mi ha fatto impazzire. 6 a Danilo, anche qua scolastico, con Chiellini e Bonucci in questa difesa 3 che andavano a formare in fase di impostazione. Niente di netto, niente di fantastico, niente di sbagliato nemmeno, quindi 6 per rimanere nell'anonimato, non lo so. Alessandro 6+, perché ad Alessandro voglio dare 6+, perché voglio premiarlo, perché non ha giocato come gli altri. Proposizione offensiva interessante nel primo tempo, poi nulla, anche lui trascinato, inghiottito. Alessandro è un giocatore, ragazzi, che io pensavo non avesse più quella spinta offensiva dei tempi andati, ma che nelle ultime due partite mi sta facendo vedere delle cavalcate interessanti. Però bisogna proseguire su questa falsa riga. Mettiamoci col 3-5-2 fisso a sto punto. Tanto impostiamo 3.
anche se non difendiamo a 4 ma difendiamo a 5, forse è tanto meglio in questo momento in cui facciamo una fatica boia. Quindi buono Alessandro, non mi è dispiaciuto. Locatelli 5 e mezzo perché comunque sul gol si perde l'uomo e perché ha fatto una partita abbastanza scolastica, un paio di verticalizzazioni sì, un paio di recuperi sì, un paio di gestione del pallone ok, non troppo, e secondo me c'è una macchia sulla sua partita che è proprio il gol di Rebic, quindi peccato per Loca. È la prima insufficienza che gli do, non è un'insufficienza grave, però penso che sia giusto così. Rabiot 5, secco, secchissimo, e vi giuro che per un momento ho pensato di dargli anche di meno. Ieri sera disastroso, assente in fase di possesso, assente. Arriva in area un paio di volte, una volta si fa recuperare Tomori, poi inciampa lui su Tomori, la seconda non riesce a beccare lo specchio della porta col suo piede naturale. Quindi in fase di proposizione offensiva, nullo. Mai una giocata fatta bene, ha un fisico che dovrebbe spaccare il mondo e arrivare sempre primo sui palloni, ma non ci arriva perché è lento, ragazzi, è lento. Rabiot è lento. In fase di non possesso, bene, benino, nel senso che i palloni recupera, però poi si limita al passo la palla al centrocampista e vado sulla mia fascia con i miei passettini, con due gambe che se fa un passo fa 10 metri con i miei passettini. Sul gol regala il calcio d'angolo, perché è palese che lo regali, e poi dicevo prima non salta la gazzetta, ragazzi, oh, non sta neanche guardando quando parte la palla, sta guardando un'altra parte, quando la palla è già lì fa questo salto, questo salto, si stacca così da terra, qualcosa come 3-4 centimetri, Rabiot, sei alto 2 metri, se fai un salto, torni giù con la neve in testa, perché tocchi le nuvole. Questo più Locatelli che si perde l'uomo e la frittata è fatta. Io mi incazzo con Rabiot perché so che può dare tanto di più, lo so, però attenzione, perché l'anno scorso è stato il nostro miglior centrocampista a mani bassissime, 2 anni fa era stato Bentancur, per darvi la dimensione che sono due centrocampisti che non sono dei fenomeni e che quindi una stagione fatta bene può capitare. Ma lo ribadisco, ve lo ripeto, perché forse non entra chiaro nell'orecchio e quindi non arriva al cervello questa cosa. Rabiot guadagna 7 milioni di euro all'anno. 7 milioni di euro all'anno. Un centrocampista che guadagna 7 milioni di euro all'anno non può fare quello che Rabiot ha fatto in questi 2 anni e 3 mesi di Juventus. Deve fare di più. Rabiot oggi è un titolare nella Juve perché è giusto che sia titolare, perché il tasso del centrocampo è talmente ridicolo, tecnico e qualitativo, che uno come Rabiot è titolare, ma non può essere titolare nella Juventus. O comunque, se sei titolare nella Juventus a 7 milioni di euro all'anno, di più. Se no ci accontentiamo, però capiamo che negli ultimi 2 anni e mezzo non si è andati bene e ci sarà un motivo. Dio santo Dio, cheat. Centrocampo non fa più filtro, non fa più azioni offensive, non fa più l'ultimo passaggio, non tira più da fuori, non si inserisce più. Poi continuiamo a cambiare allenatori. Continuiamo a dire che bisogna comprare quell'attaccante o quell'esterno, cambiare il portiere, ma il centrocampo rimane sempre quello. Centrocampo, finché rimane questo. Ragazzi, il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è il cuore pulsante. È quello che deve cambiare il passo, il ritmo, a seconda del momento della gara. E noi andiamo sempre con la stessa marcia. Non lo sentite il motore? Sta grippando, eh? Io vorrei di cambiare marcia. 5, Rabiot, secco. Invece mi è piaciuto Bentancur. Poi se devo fare una media tra i due tempi, il primo tempo è da 7, secondo me di Bentancur, il secondo è da 5, quindi gli do 6. Perché non è stata, ragazzi, ve lo ribadisco, è stata una partita secondo me brutta. Se io ripenso, Juventus Milan è una partita brutta, con tanti errori sia da una parte che dall'altra, con i gol che nascono, le occasioni che nascono per errori anche stupidi di concentrazione, di posizionamento. Ma avete visto il giro che fa Salemakers sulla nostra ripartenza che ci porta al gol? Ultimo uomo va a uscire su Dybala e mille all'ora, che lascia il buco in mezzo a Teo, la luce di Dybala per fare il filtrante, e Morata che parte dietro al centrocampo, lui è ultimo uomo
va su e lascia libero il centrocampo. Forse non sa la regola che se uno parte nella propria metà campo è in gioco. Ditemi se non è un errore banale. Non c'entra niente con Bentancur, era per ribadire il concetto che è stata una partita brutta. E Bentancur non fa niente di che, nel primo tempo sì, manda anche in porta Rabiot, nel secondo tempo anche lui si fa trascinare un po' come Alexandro, però fino adesso Bentancur, a parte Empoli, non mi è nemmeno dispiaciuto, forse uno dei centrocampisti che mi sta convincendo di più. Ma torniamo al discorso di prima. Il problema è che se questi giocatori qui iniziano a fare la differenza, è perché il centrocampo ti permette che questi giocatori siano titolari. Giustamente anche, ed è ancora più grave. Ancora più grave, secondo me. Dybala Morata 7, perfetti. Semplicemente a me sono piaciuti un sacco. Poi Dybala è calato, è vero. Non l'avrei mai tolto. Non l'avrei mai tolto ed è una cosa che non ho veramente capito da parte di Allegri. E Morata ha fatto una partita, secondo me, pressappoco perfetta. Il gol alla prima occasione, freddezza sotto porta, le ripartenze, andare a lottare, tenere la palla, cercare di far salire la squadra sempre quando ce n'è bisogno. Una partita da centravanti, ragazzi. Morata sta giocando benissimo. È inutile. Morata sta giocando bene e io sono contento di questo, perché Morata, io su Morata, ve lo ribadisco, ci credo tanto. Ha solo un problema, è discontinuo, quindi bisogna creare continuità in Alvaro Morata. 7 ad entrambi. Poi ci sono i cambi, io non valuto Kulusevski perché ha giocato veramente pochissimi minuti, valuto Ken e gli do 5, secco, perché non mi è piaciuto minimamente. Ragazzi, non mi sta convincendo Ken. Tutte le volte che sta entrando lo vedo sempre un po', gli do delle attenuanti perché comunque è l'ultimo arrivato, ha fatto un paio di allenamenti con la Juve, non ha ancora capito bene o male quello che gli chiedono, ha giocato con qualcuno sì, ma non con tutti, quindi gli do delle attenuanti senza ombra di dubbio, però 5, una partita che entra non impatta. E a Chiesa gli do 6, politico, diciamo politico, perché entra e anche qua si vede che non è al 100%, quindi magari è per questo che lo tengono fuori, però la condizione si fa mettendo minuti nelle gambe e questa squadra non può non essere Chiesa dipendente, perché forse sarò insistente su questa cosa, ma siamo in zona retrocessione. Nella squadra in zona retrocessione che tiene in panchina Chiesa d'Elite, secondo me, si commenta da sola, cioè non lo so. Chicca finale, per dirvi che questa squadra, la formazione di titolari di sera, aveva un'età media nei titolari di 30.55, per il momento è la squadra più vecchia schierata da Allegri al primo minuto. Ok, questo per darvi l'ordine delle idee. Per le medie dell'età e le medie dei voti, la percentuale di presenze, una marea di roba, vi invito a passare in descrizione dove c'è TP, con una piccola donazione potrete accedere a dei file Excel in cui sto tenendo monitorata tutta la situazione della Juve e verrete salutati al prossimo video delle pagelle. Quindi fatemi sapere se siete interessati a questa cosa qua. Spero che siate d'accordo con me, voglio le vostre pagelle qui sotto nei commenti. E noi a questo punto ci vediamo domani, che è già vigilia di una partita da zona salvezza.